il sottosegretario all'Africa italiana in Somalia. Al villaggio Duca degli Abruzzi, Sua Eccellenza Teruzzi rende omaggio alla semplice tomba dell'indimenticabile principe pioniere e visita il comprensorio che è amministrato dalla società da lui fondata, che applica l'industrializzazione della canna da zucchero, del cotone e dell'arachide e dà incremento agli allevamenti di bestiame. La speciale organizzazione tecnica comprende uno stabilimento per la sgranatura e pressatura del cotone, un oleificio, uno zuccherificio che dal luglio del 37 al giugno del 38 su 585.827 quintali di canna lavorata ha prodotto 48.954 sacchi di zucchero cristallino, 357 di raffinato, 3.946 di greggio, oltre a 25.745 quintali di melassa, mentre la produzione dell'annessa distilleria ha raggiunto i 27.500 quintali di melassa lavorata e 8.650 ettanedri di alcol. All'altezza dell'equatore, dove è stato di recente eretto un cippo sormontato da una monumentale insegna legionari, un folto gruppo di pastori e contadini indigeni hanno approfittato del brindisi tradizionale del passaggio della linea per esprimere al sottosegretario all'Africa italiana i sensi di devozione e gratitudine delle genti locali verso il governo.